Sport & Go con Pio Russo su Radio Amore Napoli. Su Radio Amore Napoli per la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione della Carpisa Yamamay Acqua Chiara, con noi c'è l'ufficio stampa Mario Corcione. Buongiorno Mario. Buongiorno a voi. Allora Mario, ne parlavo prima anche con Massimo Pezzuti, l'anno scorso è stata un'ottima stagione per quanto riguarda l'Acqua Chiara, che quest'anno diventa maggiorenne, stiamo parlando della squadra maschile, oggi poi dopo oggi diventa maggiorenne. Ma dobbiamo essere precisi, qua non possiamo fare oggi è diventata maggiorenne l'Acqua Chiara. Questa è una colpa degli uffici stampa, specialmente quello della Carpisa Yamamay, che non invia un comunicato con la scritta. Dà ragione, noi gli dobbiamo dare atto. Al disturbatore. Lo citiamo. In tribunale, io qualsiasi cosa dirà Corcione in questa intervista gli andrò contro. Ma mi pare anche giusto. Vogliamo dire il nome? Stessa cosa, sì, diciamolo. Va. Gianluca Leo, diciamolo. Figuriamoci chi poteva essere il disturbatore. Gianluca Leo, per forza di cose. Dicevamo, allora, stiamo parlando della squadra maschile, quindi l'anno scorso un'ottima stagione. Secondo te in cosa può essere migliorata quest'anno? In cosa può essere migliorata? Guarda, gli obiettivi sono due principalmente: quello di riconfermarsi in Europa per la squadra maschile e quello di ottenere la salvezza con la squadra femminile. Ricordiamo che la Carpisa Yamamay Acqua Chiara è l'unica società che ha due squadre in A1, due squadre maschili in A1 insieme al Boiato, che però è una società di grandi tradizioni, mentre l'Acqua Chiara oggi fa 18 anni, è giovanissima. Io volevo dire, per chi vuole capire qualcosa di pallanuoto, non ascoltare Corcione, che millanta queste sue conoscenze enciclopediche sul mondo della waterpolo, ma non sa nulla, ve lo assicuro io. Millanta mi è piaciuto, complimenti. Questo è dal Garzanti. In realtà lui ha un calendario in cui c'è una parola al giorno che impara. Ho capito. Oggi è Millanta. Domani non si sa quale sarà. Millanta 1, esatto. Ricordiamo anche le storiche battute di Mario Corcione. Evitiamo. Tra l'altro Radio Amore Napoli ha usufruito di queste battute, c'è stato un picco di audience quando si è stato ospite da Radio Amore. Come disse Lindbergh quando fece la traversata, sorvoliamo, perfetto. Allora torniamo alla pallanuoto. Quanto può pesare secondo te l'assenza di Pektovic quest'anno, che è stato il capocannoniere non solo della Carpisa Yamamay Acqua Chiara ma di tutto il campionato l'anno scorso? Dunque Pektovic, se non vado errato, pesava 78 kg è arrivato invece prima di parlare di Pektovic. Io vi posso salutare perché è arrivato Pitino, che sarà il moderatore della conferenza, e se non gli vado a dare qualche informazione mi licenziano dall'Acqua Chiara, quindi allora rimani prima con che noi, vai via, scusami, noi, sì. Prima che vai via, diciamolo che tu sarai il nuovo centro boa, vista la tua circonferenza. Io sarò soltanto la boa, sarò un centro tavola, scegliete voi. Perfetto, arrivederci a tutti. Ciao Gianluca, siamo la tua mancanza. Allora, non abbiamo più il disturbatore. Stavamo dicendo pesa 78 kg Pektovic, quindi siccome è arrivato un centroboa Milos Korole che ne pesa abbondantemente di più, credo che il peso sia un peso diverso. Perfetto. Mario, invece l'obiettivo europeo è quello di bissare naturalmente il quasi trionfo, se mi consenti, dell'anno scorso, che ha visto purtroppo la Carpisa Yamamay Acqua Chiara sconfitta in finale dal Posillipo. Sì, senti, però qua io ti devo rivelare una cosa, mi sa tanto purtroppo che il Brescia scenderà volontariamente in Eurocup, perché il Brescia, che attualmente fa la Champions, farà il terzo turno e secondo me scivolerà elegantemente in Eurocup proprio per cercare di vincere una manifestazione, che l'Eurocup ovviamente è più facile da vincere rispetto alla Champions, e quindi ce lo troveremo tra i piedi. Non sarà facile, a me piacerebbe tantissimo, visto che c'è la Canottieri Napoli, rinnovare quel derby meraviglioso che è stato con il Posillipo, rinnovare questo derby con la Canottieri Napoli in un quarto di finale, in una semifinale, sarebbe bellissimo. Ci auguriamo naturalmente che sarà così. Un'ultima domanda: è l'anno olimpico, secondo te quali dei giocatori possono andare a contribuire al sette bello, tutti, e quali giocatrici al sette rosa? Ma tutti assolutamente, io li convocherei in blocco, compresi gli allenatori anche gli allenatori in secondo, ovviamente, anche perché per le emozioni che ci danno lo meritano effettivamente. Assolutamente sì, grazie mille a Mario Corcione. Ma grazie sempre a voi. Radio Amore Napoli.
Continua la carrellata di ospiti qui dalla piscina Acqua Chiara della Mostra d'Oltremare per la presentazione della nuova stagione della Carpisa Yamamay Acqua Chiara, sia la squadra femminile che quella maschile, e a rappresentare la squadra femminile c'è il coach Barbara Damiani. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, lei è l'esempio di questo collettivo meraviglioso che l'anno scorso ha conquistato la promozione. Una domanda un po' indiscreta, se vogliamo, se lo aspettava? No, sicuramente non era preventivato. Ci siamo trovati insomma a fare un cammino vincente, quindi poi ci è piaciuto e abbiamo lottato fino in fondo raggiungendo questo risultato. Qual è stato poi l'umore dopo la sconfitta in gara 1 con Milano? Ma sicuramente eravamo consci di aver perso per dei meriti nostri, per troppa emozione, troppa ansia, per cui ci siamo ricompattate, abbiamo diciamo visto gli errori che avevamo compiuto, abbiamo rivisto le situazioni e siamo scesi in acqua con un'altra determinazione. La conferma in blocco poi della squadra dell'anno scorso con l'aggiunta per il momento di Fabiana Anastasio, che è il nuovo acquisto, che cosa può portare secondo lei? Cioè, quest'anno si punterà solo alla salvezza o magari si riuscirà a fare qualcosina in più? Ma sicuramente l'obiettivo è salvarci, non ci sono diciamo altre mete avanti. La conferma del blocco, perché comunque abbiamo una squadra giovane che può crescere, crediamo nel lavoro, nel sacrificio, e questo è quello che ci porterà avanti. Quanto è difficile gestire un gruppo di sole donne? Beh, molto difficile. Le donne rispetto ai maschi sono molto più puntigliose, molto più attente anche ai minimi particolari, quindi basta insomma conoscere un poco queste dinamiche, diciamo un po' di esperienza l'ho acquisita negli anni. L'anno scorso poi, ascoltando le ragazze nelle varie rubriche che facevamo su Radio Amore Napoli, veniva fuori comunque anche la sua grandissima passione, che riusciva poi ad unire tutte le ragazze, tutte quelle del suo gruppo. Ma sicuramente la passione è quella che muove tutto, anche perché insomma noi siamo uno sport dilettantissimo, quindi non ci sono altre motivazioni se non quelle della voglia di giocare, di giocare bene, di cercare di vincere. Quest'anno poi è l'anno olimpico, quindi magari qualcuna si potrà mettere in luce per essere convocata, un sogno magari nel sette rosa. Ma penso che per ora sia ancora prematuro, diciamo, un discorso del genere, però sicuramente in prospettiva futura, vista la giovane età di alcune nostre atlete, sicuramente possono pensarci, e certamente il palcoscenico di A1 le rende molto più visibili. Certo, ci sentiremo poi nel corso della stagione. Grazie mille al coach Barbara Damiani. Grazie mille a voi, buona giornata. Su Radio Amore Napoli, per la presentazione della nuova stagione della Carpisa Yamamay Acqua Chiara, uno dei protagonisti, se non il protagonista, se mi consenti, perché per simpatia, amore che la gente ha verso di te, a Mauris Perez. Ciao Mauris. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Amore. Ciao, un saluto a tutti. Allora, una stagione l'anno scorso che è stata densa di soddisfazione, ricca di soddisfazioni, a cosa puntate quest'anno? Allora, quest'anno innanzitutto puntiamo alla crescita dei giovani che devono ancora fare un alto salto di qualità con rispetto all'anno scorso, e poi giustamente ci sono degli obiettivi che in palio, che speriamo di portarci a casa qualcuno. Maurizio, tu sei anche, se me lo consenti, ormai un uomo di spettacolo, varie le tue apparizioni in televisione. Come riesci a conciliare uno sport che comunque è faticoso e duro come la pallanuoto con tutti gli impegni poi televisivi? Guarda, non ti nascondo che è abbastanza difficile. Infatti questo anno devo tirare un attimino la cinghia quanto riguarda le apparizioni in TV, perché gli ultimi due anni sono stati molto molto faticosi e difficili, quindi mi devo un attimino trattenere e fare delle giuste scelte. Tu poi sei ormai italiano, anzi napoletano di adozione. L'altra volta quando sei venuto in studio scambiamo anche qualche battuta in napoletano. Qual è per te l'emozione di scendere poi in piscina con una squadra giovane ma che ormai di Napoli è un simbolo? Allora, innanzitutto è che mi ricorda molto la mia amata Cuba, essere qua a Napoli, quindi si mantiene sempre lo scherzo, l'orgoglio, lo spogliatoio e pure la cazzima napoletana, quindi è tutto un insieme che ancora mi porta ad andare avanti, a tenere vive le motivazioni.
prima hai citato i giovani, sono tanti poi quelli che arrivano dalla cantera della Carpisa Yamamaya Acqua Chiara. Che consiglio dai a loro? Usi più il pugno duro o sei buono, visto che tu sei un gigante buono? Allora, quando, innanzitutto ti posso garantire che i giovani stanno lavorando proprio molto bene e non gli devo dare nessun consiglio, perché seguono molto l'allenatore e poi si fidano molto dei cosiddetti senatori, i più vecchi della squadra. Quindi sono giovani molto umili, che hanno voglia di arrivare, voglia di mangiarsi il mondo, e li faccio soltanto in bocca al lupo. E poi hanno un esempio di un campione come te. Grazie. Grazie ad Amaris Perez. Grazie, un saluto a tutti. Amore, Radio Amore Napoli. Su Radio Amore Napoli, la presentazione della nuova stagione per quanto riguarda la Carpisa Yamamaya Acqua Chiara, sia della squadra femminile che quella maschile. Con noi c'è il team manager Massimo Pezzuti. Benvenuto Massimo. Grazie, benvenuto a voi. Massimo, l'anno scorso è stata una stagione che possiamo definire trionfale, quarto posto in campionato, finale di Eurocup, anche se purtroppo poi non è venuta la vittoria, ottima prestazione anche in Coppa Italia. Quest'anno la società diventa maggiorenne, cosa vi aspettate come squadra? Ma sicuramente sarà una stagione difficile da affrontare, e ripetersi, come saprai, è sempre difficile confermarsi, però ci sono, diciamo, tutte le c'è la buona volontà da parte nostra. Abbiamo messo a disposizione dell'allenatore una squadra competitiva, inserendo dei nuovi giocatori, come un portiere esperienza come Volarevic, un giocatore che l'anno scorso ci ha dato tanti fastidi, Michele Luongo, che andrà a formare la coppia, diciamo una coppia come ai vecchi tempi di Pino e Franco con il fratello Stefano, e il centroboa Milos Corolia, che proviene dall'Oradea di squadra rumena. Oltre a ciò abbiamo inserito un gruppo di giovani promesse provenienti dal vivaio interno, a dimostrazione che vogliamo che questi ragazzi crescano cercando di rubare il mestiere ai giocatori più di esperienza. Ecco, due giocatori, due nuovi acquisti arrivano dallo Sport Management, che è stata poi una avversaria degna l'anno scorso, vi ha soffiato poi nell'ultimo momento il terzo posto. Quale sarà secondo te però l'avversaria, oltre ai soliti noti, Recco e Brescia, di cui si deve preoccupare la Carpisa Yamamaya Acqua Chiara? Guarda, sicuramente lo Sport Management si riconfermerà visto gli acquisti, i nuovi inserimenti che ha fatto, però io penso che il Posillipo quest'anno veramente ha una rosa completa e sicuramente potrà essere la sorpresa, fra virgolette, della nuova stagione. Ecco, abbiamo parlato fino ad ora della squadra maschile, passiamo alla squadra femminile. Da team manager, l'anno scorso ti aspettavi un campionato così trionfale che poi si è concluso con la promozione? Beh, guarda, diciamo che è stata una sorpresa, diciamo, al 50%, nel senso che conoscendo la professionalità di Barbara Damiani e la voglia di queste ragazze finalmente di raggiungere un obiettivo, ci speravamo, ci siamo riusciti. Certo, affronteremo un campionato difficilissimo, per noi la salvezza è chiaramente l'obiettivo principale. Ecco, la salvezza è l'obiettivo principale, la squadra però è stata riconfermata quasi in blocco con l'aggiunta poi di Fabiana Anastasio. Quanto conta poi secondo te il fatto che il gruppo sia quello dell'anno scorso? Quanto può influire positivamente, credo? Beh, sicuramente il gruppo storico dell'Acqua Chiara ha la forza, diciamo, di poter contribuire a raggiungere un determinato risultato. Chiaramente bisogna completare la rosa e stiamo lavorando in questo senso. Perfetto, grazie mille a Massimo Pezzuti, team manager della Carpisa Yamamaya Acqua Chiara. Radio Amore Napoli. Su Radio Amore Napoli, per la presentazione della nuova stagione della Carpisa Yamamaya Acqua Chiara, il nuovo acquisto della squadra femminile che quest'anno è stata neopromossa in Serie A1, Fabiana Anastasio. Ciao Fabiana. Ciao a tutti. Allora, tu arrivi dallo Sporting Fregreo, sei un difensore, giusto? Sì, sono un difensore centrale, ma gioco anche a posizione 4, lato buono.
Lato? Buono. Buono, ok. Sì. Senti, la domanda che magari è la più scontata: ti aspettavi poi di essere, di arrivare qui alla Carpisa Yamamay Acqua Chiara, o pensavi che quest'anno saresti rimasta poi allo Sporting Flegreo? No, assolutamente non mi aspettavo questa chiamata, però mi fa molto piacere, ringrazio anzi Barbara e la società che per avermi dato questa occasione di giocare in A1, che comunque è il sogno un po' di tutte, giocare nella massima serie con delle campionesse mondiali. Già affermate. Sì, già affermate. Come dicevo poi al coach, quest'anno è l'anno olimpico, il tuo sogno credo che sia quello poi di arrivare al Sette Rosa. Certo, ma anche se credo sia impossibile, cioè, è comunque un sogno, uno ci spera, ci lotta, però è complicato. Certo, tu sei arrivato in un gruppo che è già consolidato, com'è stato l'inserimento? Direi ottimo, anche perché le ragazze comunque già le conoscevo, siamo diciamo nemiche da anni, quindi le ragazze le conoscevo ed è stato comunque semplice, le ragazze sono state molto accoglienti, sono simpatiche, mi trovo abbastanza bene. Una ragazza giovane come te come si è avvicinata alla pallanuoto? In realtà io ho iniziato tardi, cioè ho iniziato all'età di 18 anni, ora ne ho 24, e mi sono avvicinata perché mio padre un appassionato di pallanuoto, mi portava da quando ero piccola le partite, ai derby, il Posillipo, l'Acqua Chiara, la Canottieri, mi portava a vedere tutte le partite e quindi è nata, cioè la passione c'è sempre stata, poi che ho iniziato tardi è stato dovuto al fatto che io comunque prima nuotavo, poi ho deciso troppo tardi di iniziare. Non è mai troppo tardi però, adesso sei arrivata in A1. Esatto, infatti non è mai troppo tardi. Grazie mille a Fabiana Anastasio. Ciao, grazie a tutti, ciao. Su Radio Amore Napoli, per la presentazione della nuova stagione della Carpisa Yamamay Acqua Chiara, abbiamo il coach della squadra maschile, mister Paolo De Crescenzo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, mister, partiamo da coloro che purtroppo sono andati via, quindi Pasqualin, Pektovic e Caprari. Sono stati sostituiti degnamente. Le chiedo come procede l'inserimento dei nuovi. Ma innanzitutto un saluto appunto a chi è andato via, giocatori importantissimi. E sicuramente quelli che sostituiscono sono altrettanto bravi, come Goran Volarevic, un portiere di grandissima esperienza, poi Milos Koroja, un centroboa di struttura fisica veramente eccezionale. Ho avuto modo di vederlo. L'abbiamo visto tutti. E poi Michele Luongo, che è il fratello del nostro nazionale, della nazione italiana, Stefano. Ecco, Luongo e Volarevic sono stati presi dallo Sport Management, quindi da una vostra diretta avversaria. Le chiedo, l'anno scorso avete compiuto grandi imprese, sia lei che la squadra, a cosa puntate quest'anno? Ma cercare di riconfermare, chiaramente vincere il campionato è quasi impossibile per tutti, per tutte le squadre. Ci ha provato il Brescia negli ultimi anni, ma si sono ancora rinforzati quelli del Ricco, ma di dare il massimo di noi stessi, di essere competitivi, di cercare di migliorare in Eurocup, ma non sarà facile perché prenderemo le terze e uscite dalla Champion. Migliorare significherebbe vincere la Coppa, in quanto l'anno scorso facemmo appunto una meravigliosa finale con il Posillipo. Fra le probabili avversarie di Eurocup ci sarà anche il Brescia, che comunque in campionato si è rivelata una delle forze maggiori insieme a Ricco, che come diceva prima il presidente in conferenza stampa è irraggiungibile. Secondo lei quale sarà l'avversaria più pericolosa dell'Acqua Chiara per potersi confermare almeno nelle prime 5? Guarda, io vedo molto bene il Posillipo, ha fatto degli inserimenti importanti a livello proprio di stranieri, è un sette base che potrebbe competere sicuramente con il Brescia, ma è di altissimo livello, ma anche dei giovani molto interessanti, per cui prevedo un Posillipo molto forte, una Canottieri altrettanto molto interessante e poi un po' le solite oltre al Ricco e Brescia, lo Sport Management che ha cambiato moltissimo, però tutti giocatori di qualità. Esordio con la Lazio, poi Bogliasco e il derby col Posillipo, si può ipotizzare una partenza comunque sprint? Ma guarda, nel mezzo della prima e della seconda partita dobbiamo fare altre 6 a Budapest in Eurocup, quindi praticamente siamo al top di numero di partite, 9 in 2 settimane, e chiaramente sarà importante distribuire il carico attraverso tutti i giocatori e sperare appunto
di aver fatto un buon lavoro fino in questo momento, anche se abbiamo ricevuto gli ultimi giocatori tipo Milos Koroja appena ieri. Un'ultima domanda, poi la lascio andare. Quanta pazienza, nonostante il gruppo sia molto omogeneo, ci vuole per fare l'allenatore di pallanuoto, soprattutto della Carpisa Yamame Acquachiara? Guarda, chiaramente ci vuole molta pazienza per la gestione di tutti i gruppi, però è la mia passione, cioè nel senso che mi piace molto innanzitutto il rapporto umano, poi viene quello sportivo, e quindi non dico che apparentemente mi sembra facile poterli gestire, ma l'importante è un principio, quello della verità, quindi quando le cose non vanno, da un mio punto di vista li dico e cerchiamo di risolvere i problemi. Le ho fatto questa domanda perché mi ha colpito molto una battuta divertente che ha fatto in conferenza stampa, cioè i lamenti di Stefano Longo. Eh sì, vabbè, fanno parte della personalità e del modo di essere di ognuno di noi, e l'importante è che vengano accettati. Grazie a mister Paolo De Crescenzo, grazie. Continua la carrellata degli ospiti qui alla piscina Acquachiara della Mostra d'Oltremare. Con noi c'è il capitano della Carpisa Yamamae Acquachiara, squadra femminile, Tonia Migliaccio. Buongiorno Tonia. Ciao Pio, buongiorno a tutti. Allora, tu sei il capitano, sì. Pugno di ferro o guanto di velluto? Guanto di velluto. Guanto di velluto, sì, addirittura? Sì, sì. Sì, perché comunque sì, ricopro questo ruolo così importante, però comunque siamo una squadra, siamo una sola testa tutte quante, un solo cuore, quindi non bisogna essere dure con le compagne, bisogna essere sempre amiche. Un'emozione grandissima quella della promozione in Serie A1, devi gestire sia la tua che quella delle tue compagne, perché da capitano non devi lasciarti prendere poi dalle emozioni. No, diciamo che se ne parla ancora tuttora, è successo tutto il 7 giugno e quindi adesso c'è, cioè, ancora i brividi, è un'emozione stupenda, soprattutto salire in A1 con la tua squadra del cuore, perché comunque io sono nata e cresciuta all'Acquachiara, e vedere comunque l'emozione negli occhi delle mie compagne di squadra è sempre bello, soprattutto vivere queste emozioni insieme, stupendo. Ascolta, dopo la sconfitta in gara 1, tu da capitano avrai dovuto gestire una situazione non facile, come sei riuscita poi a risolvere il tutto? Diciamo che la sconfitta in gara 1 è stata pesantissima, perché tu non ti aspetti comunque in casa di perdere la prima, una partita importante di playoff, abbiamo giocato dopo un mese e questo comunque ci ha aggravato tanto, e ci siamo riprese perché comunque siamo una squadra, una parola la dice una parola la dice un'altra, tutte insieme abbiamo raggiunto comunque l'obiettivo di vincere a Milano, che è stato difficilissimo. E cosa ti aspetti da questa stagione? Diciamo che i presupposti sono quelli di crescere, comunque incontriamo persone, squadre che hanno giocato tantissimo nella massima serie, comunque giocano in nazionale, e il nostro scopo è l'obiettivo è quello di crescere tutte quante insieme. Perfetto, grazie mille al capitano della squadra femminile della Carpisa Yamamae Acquachiara, Tonia Migliaccio. Ciao a tutti. Su Radio Amore Napoli, una leggenda della pallanuoto mondiale, Pino Porzio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Tu sei il consulente generale di questo collettivo meraviglioso che è la Carpisa Yamamae Acquachiara. Parliamo naturalmente sia della squadra maschile che di quella femminile. Certo, è un impegno piacevole che ho assunto da poco, e chiaramente conosco bene la realtà Acquachiara. È una delle realtà sportive pallanuotistiche più importanti non solo della Campania ma d'Italia, e chiaramente il progetto continua cercando di migliorare tutti gli aspetti delle organizzazioni societarie. È usato un termine, migliorare, che è quello poi che magari tutti devono tenere a mente, nonostante la scorsa stagione è stata una stagione trionfale. Ma sì, ma si può sempre e si deve sempre, cioè, tendere a migliorarsi. Questa è una realtà giovane che già ha fatto grandissimi progressi in questi pochi anni di vita e si è inserita da un punto di vista sportivo nel gota della pallanuoto italiana, non solo campana. A livello europeo è riuscita addirittura a fare una finale, solo per poco non è riuscita ad aggiudicarsi il titolo. Ha una realtà sociale, sportiva di base, che è forse l'aspetto più importante di un club come l'Acquachiara, e quindi deve, come tutti i club del mondo e di qualsiasi disciplina, cercare sempre di migliorare, perché c'è sempre, in ogni aspetto, sia tecnico, organizzativo, programmatico, si può fare sempre meglio, anche in presenza di grandi risultati sportivi.
Ecco, tu sei una leggenda, perché questa è la tua definizione, sia da giocatore che e soprattutto da allenatore, tantissimi trionfi. Sei l'allenatore più vincente della storia, l'unico tra l'altro ad aver vinto la Coppa dei Campioni, quella che si chiamava Coppa dei Campioni, con tutte e tre le denominazioni diverse. Quanto ti manca però l'essere in piscina, l'essere protagonista, giocare? Ma giocare sicuramente è stata la fase più bella, diciamo, della carriera sportiva, ma anche allenare è gratificante, anche se è molto più stressante. Oggi mi ritrovo in un ruolo che per, diciamo, molti aspetti ho già ricoperto, soprattutto a Recco, con sicuramente la conduzione tecnica della squadra, ma mi sono sempre occupato, diciamo, della gestione complessiva di tutto il settore, anche se sono realtà completamente differenti. Lì parliamo di professionismo, ma comunque di una realtà molto snella nell'organizzazione, perché si parla soprattutto di prima squadra, di pallanuoto. Qui invece è quasi l'opposto, c'è una base enorme di praticanti, ci sono sicuramente meno risorse economiche rispetto a quello che poteva essere la realtà di Recco, però secondo me si può fare, partendo dalla base, un grande lavoro. Hai citato Recco, appunto, e aggiungo anche Brescia. Oltre a queste squadre che magari sono, se vogliamo, un po' più irraggiungibili, quali possono essere le avversarie più pericolose quest'anno della Carpisa Yamamay Acqua Chiara? Ma io penso che questa è una squadra che come obiettivo deve puntare ad entrare nelle prime 5 posizioni per rimanere comunque in Europa e per rimanere ai vertici della classifica del campionato di A1. Non è facile, perché comunque il Posillipo, che sembrava in difficoltà, ha fatto un'ottima squadra. La Sport Management Verona ha partecipato ai primi turni di Coppa dei Campioni ed è una squadra molto agguerrita, e poi dietro penso che la Canottieri, insieme a qualche altra squadra, può ambire alla quinta posizione insieme all'Acqua Chiara. Quindi l'obiettivo è questo, da un obiettivo sportivo, poi bisogna migliorare e crescere in tutti gli aspetti societari. Un'ultima battuta sulla squadra femminile: grandissima soddisfazione per la promozione in A1, ho sentito prima le ragazze, anche il coach, si parla di salvezza, però siccome il collettivo è stato confermato quasi in blocco, secondo te c'è la possibilità di fare un qualcosina in più? Ma è chiaro che bisogna puntare a salvarsi, se si riesce a fare qualcosa in più meglio. È una squadra molto giovane che già ha fatto un grande risultato, ma questo poi è nel discorso complessivo societario, il fiore all'occhiello, insomma, due squadre in A1. Non ce l'ha nessuno. La squadra femminile avrà come la massima cura, la massima attenzione come quella maschile, e soprattutto poi si cercherà di costruire dietro le basi, anche se questa è una squadra giovanissima, per rifornire magari al meglio, per un futuro sempre migliore, la rosa della prima squadra anche femminile. Grazie mille a Pino Porzio. Radio Amore Napoli. Su Radio Amore Napoli, per la presentazione della nuova stagione della Carpisa Yamamay Acqua Chiara, abbiamo acchiappato al volo, si può dire così? Si può dire così, acchiappare è il verbo giusto. Esatto, un ospite particolare, Alessandro Bolide, benvenuto. Giusto, benvenuto a voi. Alessandro, allora, che ci fai qui? Ma che te ne fotti? Sapevo che mi avresti risposto così. Il mentore nasce, capì? Spontaneo. Spontaneo. E che ci faccio? È il primo anno di questa squadra femminile Acqua Chiara. In Serie A1? In Serie A1, sono stato il testimone della squadra maschile. Ma secondo te, tra gli uomini e le donne, che io preferisco? Le donne? E quindi, secondo te, perché sono venuto qua? Mi sembra giusto, anche perché sono tutte molto carine. Infatti, mia moglie non sa niente, io dico questo patrono, deve andare a una cosa. Allora, non la mando in onda. Ah, stai, ma è in onda questa? Sì, va in onda. Ah, mo sto scherzando, sai che sono sereno. Sicuro? Sicurissimo. Faccio da testimone, non lo diciamo a nessuno. Ti faccio da testimone, no, quella Alessandro stava con me, è rimasto tutto il tempo vicino a me. Esattamente, ci sta palla, vai. Va bene, ok, perfetto. Quindi anche tu appassionato di pallanuoto? Io più che appassionato di già le che poi è un prezzo di mattina, per me mezzogiorno è ancora mattina, voglio dire. Sono appassionato di degli sport che sono meno conosciuti, anche se voglio dire la pallavolo, l'Acqua Chiara, le squadre napoletane del Posillipo sono conosciute, quest'anno c'è stato anche il derby di Coppa, eccetera. Certo, nel finale di Euro Cup. E diciamo l'Acqua Chiara, mi spiace che non ha vinto, perché sono simpatizzante dell'Acqua Chiara, però bisogna fare sensibilità e visibilità a questi sport, che realmente sono sacrificati. A parte Perez, che oramai è diventato più famoso di me, però bisogna esserci quando si può. Poi vicino alla famiglia Porzio, che ha fatto tanto per Napoli e non solo.
dato lustro a tutta, partendo da Napoli in tutti Italia, anche a livello, certo, internazionale, a livello mondiale. Ricordiamo per esempio le Olimpiadi del 92 a Barcellona, un trionfo assoluto, e c'erano anche i fratelli Porte. Esattamente. Alessandro, hai citato gli sport minori, quest'anno è l'anno olimpico, quindi gli sport minori avranno un po' più di visibilità, fortunatamente. Speriamo che poi molti dei protagonisti che sentiremo e verremo stamattina saranno poi nel sette rosa e nel sette bello. Ma speriamo, perché insomma l'in bocca al lupo è, da parte mia è doveroso, quindi alla fine speriamo che ci sia molto sport. L'Acqua Chiara è anche molto impegnata nel sociale, tantissimo, sì. E quindi io sono sempre schierato, al di là del Maracena Fotte, quasi l'antitesi, sai, Maracena Fotte è un po' quello che spesso qualcuno, insomma, di noi spesso pensa inizialmente. Secondo me bisogna impegnarsi e non distrarsi quando ci sono determinate situazioni. Franco e la famiglia Porzi e l'Acqua Chiara in questo è molto molto attenta, quindi sinceramente sono attento anche io. Esatto, fanno tantissime cose. Grazie mille Alessandro. Grazie. In chiusura un'ultima battuta. In chiusura, ah, ce ne fu! No, ma dico, ma secondo te, Ietti, possiamo scendere in piscina? È meglio, se vorremmo far ridere sicuramente. Esatto. Anche perché il radio non si vede, quindi diciamo, lasciamo lasciamolo credere. Allora facciamo gli addominali, guarda, 1, 2, 3, mettiti in forma. Li ha fatti, grazie Alessandro Polite. Su Radio Amore Napoli, per la presentazione della nuova stagione della Carpisa Yamamay Acqua Chiara, parliamo della squadra maschile. C'è il capitano Marco Ferrone. Ciao Marco. Ciao, salve. Benvenuto ai nostri microfoni. Allora, tu sei il capitano di questo collettivo che l'anno scorso comunque vi ha regalato e hai regalato alla città tante soddisfazioni. Però la prima domanda che voglio farti è: qual è la gioia di essere capitano poi nella squadra della tua città? È una gioia, è una soddisfazione in più, nel senso che essere già capitano di una squadra che ha ottenuto, che attualmente è la prima formazione di Napoli in campionato e la seconda in Europa, purtroppo dobbiamo dire così, però insomma è una soddisfazione. Essere poi capitano della squadra in cui sono nato e cresciuto per me è un valore aggiunto, cioè per me l'Acqua Chiara, oltre a essere una squadra, è una famiglia. Sono cresciuto qua, conosco tutte le persone. Nel tempo si sono succeduti giocatori, ma comunque questa realtà è una società che è una realtà che sento mia, per cui essere capitano di questa squadra per me vale molto di più che esserlo di una squadra di un'altra città. Esattamente. Qual è il tuo obiettivo stagionale e quello poi della squadra? Naturalmente si punta sempre a migliorarsi. L'obiettivo stagionale sicuramente è riconquistare di nuovo la finale della Coppa Europea. L'anno scorso siamo arrivati in finale, abbiamo sfiorato la vittoria con il Posillipo, quindi derby tra la nostra cittadina europea, è stata forse una delle cornici più belle che ho mai vissuto, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Hanno vinto loro, per cui ovviamente quest'anno l'obiettivo è quello di magari riuscire a fare meglio, quindi vincere la Coppa. Un'ultima domanda, poi ti lascio andare perché c'è la foto di Rito. Tu, come dicevamo, sei di Napoli, vivi a Napoli. La realtà Acqua Chiara oggi compie 18 anni, siete riusciti in un'impresa straordinaria che è quella di creare già un gruppo vincente in poco tempo. Se tu però dovessi scegliere, ti faccio una domanda un po' cattiva, un'altra squadra dove giocare, magari dove gioca il tuo idolo, quale sceglieresti? Smetterei perché anche in passato ho avuto altre offerte. Per me lo sport ha un significato anche, diciamo, profondo, nel senso che il fare il mercenario, cioè andare al miglior offerente, non è mai stata una mia prerogativa, e penso che non è una prerogativa che appartiene allo sport vero, propriamente detto, perché lo sport ha dei valori, come tale devono essere portati avanti sia nell'ambito del sacrificio giorno per giorno, gli allenamenti, ma sia anche nel seguire una linea comune e comunque un ideale. Essere capitano, giocare nella squadra della propria città, penso che sia impagabile per qualsiasi giocatore o in qualsiasi sport, per cui io cambiare una squadra per andare in un'altra società, in un'altra realtà, non mi ci vedrei e onestamente non lo farei. Perfetto, grazie mille Marco, ciao. Ciao. Amore, radio, amore. Napoli. Su Radio Amore Napoli la presentazione della Carpisa Yamamay Acqua Chiara, sia della squadra maschile che quella femminile. Con noi c'è il presidente Franco Porzio. Benvenuto presidente.
Salve, buongiorno a tutti. Allora, Presidente, oggi l'Acqua Chiara compie 18 anni. Come ha detto lei poco fa, in 18 anni avete ottenuto risultati incredibili. Cosa però secondo lei manca per migliorarsi ancora e quindi arrivare ai livelli di Recco, che come diceva prima è irraggiungibile, però non è mai detto? No, ma 18 anni sono pochi per tante soddisfazioni, tanti traguardi raggiunti, ma con un grande lavoro da parte di tutti, di addetti al lavoro, di giocatori, atleti, tecnici, quindi noi è un grande motivo di soddisfazione. Ovviamente siamo consapevoli che bisogna continuare, bisogna andare avanti, questa è solo una parte del percorso. Per quanto riguarda la parte sportiva, il fatto di essere arrivato con due squadre da una è un grande motivo di soddisfazione. Ovviamente noi vogliamo fare sempre di più, però ci vuole anche un po' di tempo, un po' di esperienza, un po' di maturità e un po' di mentalità che questa società sta crescendo e quindi sta formando. Si aspettava il grande risultato l'anno scorso della squadra femminile, che è stata promossa in A1 con una cavalcata trionfale? Diciamo che è stato un grande traguardo, non era nelle nostre ambizioni andare in A1 perché ci sono tutte ragazzine giovani cresciute nell'area nord di Napoli, quindi hanno dimostrato di avere un valore, di saper giocare molto bene a pallanuoto, ma è un gruppo molto coeso, molto unito, quindi questa è stata la differenza. Poi ovviamente hanno delle motivazioni molto forti e alla fine ci hanno dato una grande soddisfazione. Il nome di Franco Porzio, come quello di suo fratello Pino, è leggenda nella pallanuoto italiana. Lei tra l'altro sta cercando di rilanciare la pallanuoto, che viene secondo me ingiustamente definito sport minore. Quanto può aiutare anche quest'anno, che poi sarà l'anno olimpico? Ma sicuramente la pallanuoto in questi anni ha fatto grandi progressi, ovviamente tra gli sport cosiddetti minori, ma secondo me la pallanuoto poi, quando ci sono le competizioni importanti come mondiali e olimpiadi, dimostra sempre di avere un valore aggiunto, che secondo me sotto l'aspetto dell'immagine, dei valori, e quindi ovviamente la pallanuoto secondo me proprio in una città come Napoli è importante per la crescita dei ragazzi. E a proposito della città e di crescita dei ragazzi, lei poi fa tantissimo anche nel sociale, anche con le varie strutture che riguardano l'Acqua Chiara. Sì, noi sono 18 anni di sport, di sociale, di giovani, di manifestazioni, di progetti, iniziative con le scuole. Ovviamente fa parte del nostro percorso far crescere i giovani, stare vicino alle famiglie, e noi continueremo in questo, anche perché alcune iniziative nostre sono proprio riferite ai ragazzi di famiglie meno abbienti, che non hanno possibilità di fare attività sportiva, e noi li facciamo entrare ai nostri impianti. Questa è una cosa che noi facciamo da tanti anni e continueremo a fare, anche perché io sono sempre del parere che i giovani napoletani vanno aiutati, e se ci sono luoghi di aggregazione bisogna farli entrare. Infatti poi sui giovani voi avete un occhio sempre attento, anche perché c'è una cantera molto attiva sia per quanto riguarda la squadra femminile che quella maschile. Sì, in effetti l'input nostro è quello sempre di lavorare sui giovani, lavorare sempre meglio, e quindi questo significa che i giovani napoletani, come è stata la storia di tanti anni fa del Posillipo, che tutti sono nati dal vivaio, il nostro intento è quello di crescere quanto più giovani napoletani da mettere nelle prime squadre sia maschili che femminili. Le viene mai la tentazione di giocare con i suoi ragazzi, di tuffarsi in piscina? No, io da quando ho smesso di giocare mai mi è venuta la tentazione di giocare, anche perché credo che per tutto ci sia un tempo, e quindi alla fine poi se mi guardo indietro sono molto soddisfatto, contento, mi sento pieno di quello che ho fatto. Guardo sempre avanti, guardo sempre nuovi obiettivi, anche perché adesso in un ruolo come questo è quello di cercare di avere una cabina di regia per far muovere tutta questa attività sportiva di Acqua Chiara. Un'ultima domanda, c'è una fotografia della sua carriera che vorrebbe rivivere? Ma penso sotto l'aspetto sportivo sicuramente nella medaglia d'oro olimpica, perché diciamo Barcellona 92 ha segnato un po' la nostra vita, non solo sportiva, e quindi quello è il momento sotto l'aspetto, diciamo, dell'atleta. Sotto l'aspetto sportivo, sotto l'aspetto imprenditoriale, sotto l'aspetto manageriale, ovviamente Acqua Chiara mi riempie molto di più, perché non è più l'atleta Franco Porzio ma è l'uomo Franco Porzio. Presidente, grazie mille, grazie a Franco Porzio. Napoli. Ai microfoni di Radio Amore Napoli, un'altra protagonista della squadra femminile della Carpisa, chiama mai Acqua Chiara, Maria Giovanna Monaco. Buonasera. Ma quale buonasera? Sono mezzogiorno e mezzogiorno e meno 5. Ecco, questa era la voce di Mario Corcione ancora una volta, perché Mario, mi devi dare una spiegazione. Sulla brochure che mi avete consegnato, sì, non c'è lei, perché?
che è troppo brutta, avrebbe rovinato la brochure. Sinceramente, non è vero, è carinissima, tranne che con le difese avversarie, perché purtroppo, purtroppo per loro ovviamente, Maria Giovanna Monaco è il bomber dell'Acqua Chiaro, che è la mancina e segna una valanga di gol. Grazie a lei, l'Acqua Chiaro, soprattutto a lei, ovviamente ci sono anche le compagne, però lei è quella che poi mette il pallone dentro al momento giusto con l'uomo in più, e questo è importante perché è in mancina. Vediamo se è preparata. Quanti gol hai fatto l'anno scorso? Sui 35-40. Sui 35-40. Sui playoff ne ho fatti 9, tra cui 3-3-3. Ecco, partiamo proprio dai playoff. Diciamo che i tuoi gol hanno contribuito poi a risollevarsi dalla sconfitta in gara 1. Sì, all'inizio, la prima partita, sono stati dei gol fondamentali. Ho aperto io la prima partita, subito in chiaro la situazione. E poi per l'ultima partita, che siamo state sempre in casa nostra, ho fatto il gol del pareggio e poi un assist per il gol della vittoria. Anche tu sei giovanissima, come ti sei avvicinata alla pallanuoto? Io sono nata e cresciuta in una piscina e poi Barbara mi ha accolto e lei aveva già una squadra e da lì ha detto fanne parte anche tu. Essendo mancina ci sono entrata pienamente. C'è qualcuno a cui ti ispiri? Nella pallanuoto ho sempre visto come il mio punto fermo Giulia Emmolo. Sì. Il quale per me è un mancino formidabile, dove che spero in un giorno di incontrarla e farle i miei complimenti. Senti, invece il tuo sogno nel cassetto per quanto riguarda sia la pallanuoto che la vita, definiamola normale. Vabbè, il sogno nel cassetto della pallanuoto, come ogni pallanuotista, punta alla nazionale e io ci sono stata dentro per parecchi anni e ad un passo così dagli europei ai mondiali, però spero che quest'anno in A1 c'è qualcuno mi possa notare di più per creare questo mondo che è la nazionale. Perfetto, grazie mille a Maria Giovanna Monaco. Radio Amore Napoli.